Per questo progetto utilizzo un cortino Swan abbastanza spesso, un uncinetto numero 4 e dei markers. Inizio facendo un cappio e avvio 105 catenelle. 1, 2, 3 e continuo fino ad arrivare a raggiungere le catenelle sufficienti. Ho avviato 105 catenelle ed ora metto un marker e continuo a lavorare 69 catenelle. Quindi continuo avviando 69 catenelle. Ci vediamo alla 69esima. Dal marker ho lavorato altre 69 catenelle. Ora collego, faccio una maglia bassa, bassissima, nel punto dove ho messo il marker. Quindi chiudo con un punto bassissimo. Ora avvio 9 catenelle. 1, 2, 5, 6, 7 e 9 e chiudo con una maglia bassissima sulla decima catenella. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e eseguo una maglia bassissima. Ora 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e chiudo sulla decima catenella. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e chiudo con una maglia bassissima. Ancora 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e chiudo sulla decima catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora conto dalla prima catenella 15 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e metto un marker. Ora continuo con 9 catenelle. Chiudo nella decima, sino ad arrivare al marcapunti. Ho lavorato 9 catenelle e poi ho unito con una maglia bassissima sulla decima catenella sottostante. Ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ora continuo avviando 54 catenelle. 1, 2, 3. Quindi ho avviato 54 catenelle.
Ed ora mi unirò alla catenella iniziale con un punto bassissimo e eseguirò 10 maglie bassissime. Una, cinque, sei, nove e 10. Ora da questo punto ho 1, 2, 3 e 4 catenelle. Ora farò di nuovo 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e mi unisco nella quinta catenella. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Mi unisco nella quinta 1, 2, 3, 4 e 5 catenella con un punto bassissimo. Ora nuovamente 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mi unisco alla quinta catenella. 1, 2, 3, 4 e 5. E continuo sempre in questo modo, 9 catenelle e mi unisco alla quinta catenella con una maglia bassissima. L'ultimo mi aggancio alla quinta catenella contando 5 catenelle 1 2 3 4 e 5. Mi unisco sempre con un punto bassissimo. Ora da questa parte ho contato sempre 5 catenelle 1 2 3 4 5 e ho messo un marco. Quindi ho lavorato partendo da questo punto, 10 punti bassissimi, 9 catenelle e poi mi sono unita alla quinta catenella. 9 catenelle, al quinto catenella, la quinta catenella con un punto bassissimo, 9 catenelle sulla quinta catenella con un punto bassissimo, sino ad arrivare a questo punto. Ora lavorerò tutto intorno, sino ad arrivare alla marca punti dei punti bassissimi. Questi saranno 60 punti bassissimi. Quindi 1, 2, 3, 5, sino all'altro marcapunti. Quindi ho lavorato da questo punto tutto intorno al manico 60 maglie bassissime. Ora da questo punto sino ad arrivare a questo marker. Ora da questo punto lavorerò di nuovo 9 catenelle e mi congiungerò a quest'altro archetto nella quinta catenella con una maglia bassissima. 9 catenelle, quinta catenella, maglia bassissima. 9 catenelle, quinta catenella,
una maglia bassissima e così sino ad arrivare all'altro manico, dove segnerò nuovamente 5 catenelle partendo da questo punto 1, 2, 3, 4, 5 e inserisco il marcapunti. Quindi finirò con 9 catenelle e mi congiungerò all'altro manico in questo punto con un punto bassissimo. Quindi eseguo. Avvio 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mi congiungo a questo archetto alla quinta catenella, 1, 2, 3, 4, 5, con un punto bassissimo. Nuovamente 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi congiungo alla quinta catenella, 1, 2, 3, 4 e 5, con un punto bassissimo. Quindi continuo così sino ad arrivare. Quindi ho lavorato sino ad arrivare al marker 9 catenelle e poi mi sono collegata con una maglia bassissima all'archetto sottostante. Ora lavorerò tutto intorno al manico sino ad arrivare a questo punto 50 maglie bassissime. Quindi inizio. Sino ad arrivare a questo punto 50 maglie bassissime. Quindi ho lavorato le maglie bassissime, ora avvio 14 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E eseguo una maglia bassissima sulla quinta catenella. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi sempre 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e mi congiungo con la quinta catenella, 1, 2, 3, 4 e 5 con un punto bassissimo. Ora devo mettere un altro marker da quest'altra parte del manico e lo metto sulla decima maglia bassissima. Inizio a contare qui in corrispondenza con il marker. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 sulla decima. Lo
lo faccio anche dall'altra parte del manico, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'altro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e anche sull'altro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Quindi lavorerò tutto intorno, 9 catenelle, e poi mi congiungo alla quinta catenella e mi fermo in questo punto, nella quinta catenella. Quindi arrivata alla quinta catenella, ora farò 14 catenelle e mi congiungerò qui con una maglia bassissima, quindi 14 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ed ora alla decima catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Con un punto bassissimo. Ora farò 40 punti bassissimi sino ad arrivare all'altro marker. Quindi sono partita da questo punto, ho fatto tutto intorno 40 maglie bassissime e sono arrivata all'altro marker. Ora farò nuovamente 14 catenelle, mi congiungerò alla quinta catenella di questo archetto, poi comincio di nuovo da capo lo stesso schema, 9 catenelle e mi congiungo alla quinta, poi 9 catenelle e mi congiungo sempre alla quinta sino ad arrivare dall'altra parte del manico, dove mi congiungerò di nuovo nella quinta catenella qui, e poi farò nuovamente 14 catenelle e mi congiungerò al marker. Quindi ora farò 14 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e mi congiungo alla quinta catenella, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 con un punto bassissimo. Ora nuovamente
9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e mi aggancio sempre alla quinta catenella. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi continuo così sino ad arrivare all'altro manico, dove mi congiungerò nuovamente alla quinta catenella e poi 14 catenelle e mi congiungerò sempre qui dove c'è il marker. Quindi sono partita da questo punto, ho fatto 14 catenelle e mi sono agganciata a questo archetto alla quinta catenella con una maglia bassissima. Poi ho lavorato nuovamente 9 catenelle, mi sono agganciata alla quinta con maglia bassissima, sino a fare tutto il giro, sino ad arrivare a questo punto. 9 catenelle, mi sono agganciata con una maglia bassissima ed ora 14 catenelle e mi aggancio alla decima catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E mi aggancio con un punto bassissimo. A questo punto farò nuovamente 40 maglie basse sino ad arrivare a questo punto. Maglie bassissime. 1, 4, fino ad arrivare qui. Ho fatto 40 maglie bassissime, sono arrivata a questo punto. E ad ora inizio un altro giro. Eseguo 10 maglie bassissime su questo archetto e poi inizio di nuovo da capo con 9 catenelle e una maglia bassissima. 9 catenelle e una maglia bassissima. Quindi ora inizio con 10 maglie basse su queste 14 catenelle. Quindi 10 maglie bassissime. Ora 9 catenelle. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e mi aggancio alla quinta maglia dell'altro archetto. 1, 2, 3, 4 e 5 con un punto bassissimo. Ora di nuovo 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e un punto bassissimo sulla quinta catenella, 1, 2, 3, 4 e 5. E continuo sino ad arrivare all'altro manico.
Quindi ho fatto 9 catenelle e mi aggancio alla quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Ora farò tutte maglie bassissime sino ad arrivare alla decima catenella di questo archetto. Quindi ora farò tutte maglie bassissime. Quindi ho lavorato tutto il manico con le maglie bassissime. 10 maglie bassissime su queste 15 ed ora inizierò nuovamente con 9 catenelle e poi mi aggancio con una maglia bassissima e continuo 9 catenelle maglia bassissima 9 catenelle maglia bassissima sino ad arrivare all'altro manico dove farò nuovamente mi aggancio in questo punto poi 9 catenelle mi aggancio sulla quinta catenella e poi faccio tutto intorno un giro di maglia bassissima. Quindi arrivata a questo punto eseguo nuovamente 9 catenelle 1 2 3 4, 5, 6, 7, 9. Mi aggancio alla quinta. 1, 2, 3, 4 e 5. Ed ora lavoro una maglia bassissima tutto intorno sino ad arrivare all'inizio. Qui dove c'è il filo d'inizio e sono in tutto 50 maglie bassissime. Eseguite 40 maglie bassissime. Ora eseguo 14 catenelle nuovamente e mi aggancio alla quinta catenella. Quindi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e mi aggancio alla quinta catenella. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora continuo con 9 catenelle e una maglia bassissima sulla quinta, sino ad arrivare all'altro manico, dove farò nuovamente, mi aggancio in questo punto e poi avvierò 14 catenelle e mi fisserò in corrispondenza del marker. Arrivato a questo punto inizio nuovamente con 14 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e mi aggancio nella quinta catenella 1 2 3 4 e 5 in questo punto. Quindi ora continuo con 9 catenelle e mi aggancio nella quinta con un punto bassissimo sino ad arrivare all'altro manico dall'altro lato qui dove farò
14 nuovamente catenelle e mi aggancerò alla decima. Lavorate queste catenelle, 9 catenelle e una maglia bassissima, sono arrivata all'altro manico. Arrivata a questo punto eseguo 14 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e mi aggancio alla decima catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che corrisponde dove c'è il marcapunti. Ora farò 40 maglie bassissime sino ad arrivare all'altro marcapunti. A questo punto farò nuovamente 14 catenelle. Quindi ora eseguo 40 maglie basse, una maglia bassa su ogni maglia bassa. E ci vediamo qui. Sono arrivata all'altro manico, quindi 14 catenelle ed ora mi aggancio in questo punto, cioè alla decima catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E mi aggancio con un punto bassissimo. Ora nuovamente una maglia bassissima su ogni maglia bassissima, sino ad arrivare a questo punto. Arrivati a questo punto, continuo lavorando 10 maglie bassissime su queste 14. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ed ora 9 catenelle e mi aggancio in questo punto nella quinta con una maglia bassissima sino ad arrivare all'altro manico. Arrivata all'altro manico eseguo nuovamente 9 catenelle e mi aggancio alla quinta catenella con una maglia bassissima. Ora eseguo 10 maglie bassissime sino ad arrivare qui e poi 40 sino ad arrivare a questo punto. Quindi 50 maglie bassissime in tutto. Quindi una maglia bassissima su ogni punto del giro precedente. Fatto tutto il giro con le maglie bassissime, sono arrivata a questo punto. Dopo 40 maglie bassissime sul manico, ed ora farò 10 maglie bassissime. Nuovamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora nuovamente 9 catenelle. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e mi aggancio nella quinta 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi ora 9 catenelle e mi aggancio sulla quinta con un punto bassissimo, sino ad arrivare all'altro manico dove mi comporterò nello stesso modo. Sono arrivata all'altro manico, ho realizzato 9 catenelle e mi sono agganciata alla quinta partendo da questo punto ed ora qui lavorerò queste 10 maglie. Queste catenelle le lavorerò con delle maglie bassissime, poi tutto intorno sempre maglie bassissime, sino ad arrivare a questo punto. Quindi sono arrivata alla fine del giro, ho lavorato le ultime 40 maglie bassissime, ora taglio il filo. La borsetta è terminata. Ora l'ho piegata a metà e devo unire questi archetti alla quinta catenella. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Con quella sottostante. 1, 2, 3, 4, 5. In questo modo. Quindi metto i marker. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Da una parte e dall'altra. La borsa è ora terminata. Ora la piego in due. E con i marcapunti collego la quinta catenella dell'archetto. Quindi la quinta. Con la quinta catenella del retro della borsa da una parte e dall'altra. Perché dovrò unirla con. Ora unisco i laterali della borsa. Faccio un cappietto e inserisco l'uncinetto dove ho messo il marcapunti. Tiro fuori il filo. Ed ora eseguo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mi aggancio all'altro marcapunti. Faccio un punto bassissimo. 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ed un punto bassissimo al marcapunti. Ora sempre un punto bassissimo al marcapunti. Sei, sette ed un punto bassissimo al marcapunti. Ora il fondo della borsa. Il fondo della borsa farò nuovamente 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E prendo
inserisco l'uncinetto in questo punto e in questo. È sempre un punto bassissimo. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e prendo il punto centrale. Inserisco l'uncinetto ed eseguo una maglia bassissima. Quindi continuo sempre così. Sul fondo prendo queste due maglie e sui lati mi aggancio al metà dell'archetto. Ho fatto i laterali. Quindi 7 catenelle, al centro c'è alla quinta catenella dell'archetto, tutto intorno. Quindi 7 catenelle, un punto bassissimo, 7 catenelle e un punto bassissimo. E se avessi voluto farla più grande, avrei dovuto continuare la lavorazione. Arrivata in questo punto, avrei dovuto fare 14 catenelle nuovamente in questo modo e riprendere la lavorazione. Sempre 14 catenelle collegate in questo punto, 9 catenelle e una maglia bassa, 9 catenelle e una maglia bassa e così anche dall'altra parte. E se l'avessi voluta anche più grande, più lunga, avrei dovuto fare due altre motivi così in a rete, e cioè mettendo 20 maglie in più all'inizio. È lo stesso per quanto riguarda i manici. Volendo più lunghi si aumentano le catenelle, se le vogliamo invece più corti si diminuiscono.